Forse l'aspetto che in qualche modo più ci può riportare una sorta di millantatore, no? In qualche modo, perché comunque chi fa il giornalista conosce anche un po' la comunicazione, quindi certe volte l'esasperare certe cose può essere, diciamo, interessante, no? Perché si occupa di comunicazione. Lui certamente ha coscienza anche di queste cose, perché ha una coscienza anche mediatica, diciamo, però rimane il fatto che quello che lui ha fatto purtroppo è reale, è vero. Io ho giocato molto con questo elemento nel montare. Lui, oltre ad essere mercenario, è un satanista, un estremista di destra, è un pazzo. È un pazzo che però ha una componente anche di lucidità, perché come nell'intervista a Elisabetta Gardini, a Toto Cutugno, diceva, negli anni 90, Piacere 1, lui diceva: io volevo solamente una casa, un lavoro, richieste umane, sacrosante. Poi chiaramente in lui c'è una componente però di malattia, di perversione, di... È un uomo che si sente meglio in guerra che qui, in pace. È fatto apposta, è una psiche apposta per la guerra. E chi fa la guerra sfrutta gli uomini come lui. E ce ne sono altri come lui in Europa e sono liberi. Sono liberi. No, ma in effetti, a parte che adesso ne hanno beccato uno, no, di recente, grosso, uno grosso, Mladic. Sì, sì. E soprattutto quando lo si vedono all'interno dei tribunali, no, quando li stanno dichiarando, loro proprio non si sentono colpevoli, cioè ritengono, almeno questo nelle parole che riusciamo a vedere anche noi in televisione, no? Che ci vengono dall'AIA, loro non riconoscono il tribunale in quanto tale, cioè loro si sentono al di sopra della legge. Anche i racconti che ha fatto Roberto sono veramente molto freddi, quasi che si trattasse non di persone, non di esseri umani, però ci sono delle situazioni che in qualche modo poi sono state anche definite nei processi, quindi tutto sommato sì, ci possono essere delle incongruenze magari su date, su luoghi che lui in qualche modo fa, no, nel corso della sua narrazione, però ce ne sono poi tante altre che sono già state verificate, come il fatto di aver lasciato Srebrenica, per esempio, quel massacro come si è perpetrato, insomma si capisce che lì c'entravano, ecco, soprattutto il gruppo degli olandesi che comandavano. Esattamente. Ma io, guarda, ho fatto questo piccolo documentario autoprodotto a Torino, dove vivo, studio cinema, nessuno lo voleva produrre, nessuno dei produttori l'ho fatto facendo lavapiatti in una pizzeria. Ho tirato fuori 2000 euro e l'ho voluto fare, credevo in questa storia e sono convinto che con un produttore non avrei potuto dire tutto quello che... Guarda, ti dicevo prima, è un documentario piccolo, autoprodotto, libero, indipendente. Allo stesso tempo sono molto contento perché tocca dei temi molto profondi, molto complicati. Mi accusano alcuni di non aver dato delle risposte. Io non sono in grado di dare delle risposte e non voglio giudicare questa persona. Io la mostro e lascio che questa cosa la faccia lo spettatore, che sia lo spettatore. Ogni coscienza, ogni spettatore, ogni individuo giudica questa vita e questi misfatti secondo la propria coscienza. Il giudizio, come dire, legale e morale è evidente, è una condanna, però ci sono delle problematiche molto 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 complesse. C'è la banalità del male, c'è questo anche male assoluto che lui ha compiuto, però ci tengo che non sia una forma mitica di male. Sono convinto che c'è qualcosa di Roberto delle Fave anche in noi, in altre condizioni. Non so, se tu prendi Adolf Eichmann al processo, Hannah Arendt ha scritto La banalità del male, e lo metti in una società normale, pacifica, democratica come la nostra, con tutti i problemi che ci sono, però con lo Stato di diritto, diventa un funzionario, uno che fa il suo lavoro. In un contesto come quello della Seconda Guerra, scusa, ha creato quella mostruosità che ha creato. E Roberto è un uomo di questo genere. Paradossalmente la sua umanità viene più fuori nel suo rapporto con gli animali, perché la seconda parte, insomma la parte conclusiva di questo, dopo che ci hai dato qualche bel pugno nello stomaco, insomma, perché comunque anche per noi addetti ai lavori siamo abituati un po' a ogni cosa, diciamo così, vedere certe robe, insomma non ti fa stare proprio sereno, ecco, diciamo così. Però questo finale, dove lui lecca i serpenti, dove tira fuori il rospo, no? Insomma, che fa vedere delle robe stranissime, fa vedere c'è un gigantesco serpente che mangia le capre, no? Addirittura.
Sono stanco Dio in Bosnia, vita di un mercenario, è il titolo del film di Erion Kadilli, che fra qualche istante avremo il piacere e l'onore di intervistare, proprio in merito al film che ha vinto con il tripudio del pubblico, a fra qualche istante con Erion Kadilli. Erion Kadilli, ci racconti tutto di sé e del suo film. Partiamo proprio in maniera molto brutale. Allora, guarda, brevemente, io avevo fatto solamente un documentario prima di questo con Tommaso Bertani, che era Primavera in Kosovo, sull'indipendenza del Kosovo dalla Serbia, girato a Pristina nei giorni dell'indipendenza nel 2008, 3 anni fa. E ora sta girando, perché ho vinto qua a Bologna, lungimirante, intelligente, il direttore Andrea Romeo. L'ho presentato a Genova, Palazzo Ducale, per Italia 150, a Torino, al Museo Nazionale del Cinema. È stato un bel successo, perché è venuto Davide Ferrario, Gianni Vattimo, Luca Rastello, la sala era piena. Ho ottenuto questo spazio prestigioso, oltretutto anche ho insistito per averlo gratis per il pubblico di giovani, cosa a cui io tengo molto, perché è un cinema non commerciale, un cinema completamente indipendente. Che altro? Qualche domanda? È veramente un bellissimo festival, mi sono trovato molto molto bene. Sai, è facile, no? Trovarsi bene in un festival di cinema, perché belle città, ospitalità, gente, si fa. Però qui c'è anche quella marcia in più di avere una stessa idea di cinema, di osare, di molta intelligenza. Io mi sono trovato molto bene e ringrazio tantissimo il direttore e il pubblico che mi ha scelto. Spero che festival che fanno vedere questi prodotti, chiamiamoli con questa parola anche se non è bella, siano sempre di più, o perlomeno siano sempre più forti quelli che ci sono. È molto ambiguo, c'è questa ambiguità tra bene e male, però sai, è un documentario in cui io ho rispettato lo spettatore, non gli ho dato in pasto il bene e il male visto da me, anche perché io non sono nessuno, non c'è la mia voce off, ci sono solo io all'inizio che lo intervisto, ma poi scompaio per lasciare da solo lo spettatore, in balia, diciamo, della sua coscienza, ma anche della sua intelligenza, del suo gusto, della sua capacità di riflettere e di discernere. Per chi volesse vederlo, come fa? Può mettere il mio nome, Erion Kadilli, su Google, escono un po' di cose, dei link, anche di trailer su YouTube. Poi chi mi contatta, io spedisco, inutile dirlo, ma insomma completamente a mia spesa il DVD. Io oltretutto non credo nei diritti, per cui c'è gente che per me può anche prenderlo, montarlo, rivenderlo. Questa è la mia filosofia di cinema, diciamo. Ho capito. Sì. Bene, allora, in bocca al lupo, Erion Kadilli. E alla prossima allora, e al prossimo tempo. Al prossimo anno, al prossimo festival, grazie.